dias a tutti voi e per l'ultima puntata non sono da solo e finalmente conduciamo insieme Marianna, benvenuta. Buenos dias a tutti, grazie. Eccomi anch'io col mio caffè della domenica mattina che tra poco beviamo insieme perché è l'ultima puntata della stagione. Esatto, esatto. Quindi ho voluto espressamente che tu fossi qua insieme a me in questa ultima puntata, anche perché comunque è un finale di stagione e tu sai che quando finisce la stagione noi dobbiamo dare delle anteprime per poi in autunno, nel mese di ottobre, quando ricominciamo. Quindi che cosa partirà? Dai, diamo qualche anticipazione prima di passare la linea a Marianna virtuale che ci dovrà raccontare la prossima telenovela, l'ultima di per questa stagione. Esatto, quindi noi ritorneremo nella nuova stagione con alcuni contenuti che già conoscete, che si rinnovano, come Buenos Dias, il caffè della domenica mattina, che seguite sempre con piacere, ci fa veramente piacere. però ci saranno anche delle novità, ci saranno dei ricordi che condivideremo con voi anche in base ai commenti, alle vostre richieste. Ci sono dei titoli che amate tantissimo che comunque riproporremo e poi ci sarà una novità per quanto riguarda i contenuti anche un po' extra, diciamo così, perché dovrete seguire non solo Telenovela Serie TV ma anche i nostri profili personali, perché troverete anche lì tante tante novità, vero? Esatto. Quindi tante cose anche sul sito di Marianna, www.telenovelamania.it, quindi mi raccomando cliccate tutti perché lì ci saranno delle informazioni. Diciamo che non è morto perché un po' morto e sepolto, no, c'è ancora, lo aggiorno sempre anche se non pubblico tantissimi contenuti, ma mi sono fatta una promessa: dalla prossima stagione tornerò con una certa costanza, continuità, perché è giusto condividere quello che più ci piace. Quindi oltre alle interviste, ai contenuti di Telenovela Serie TV, anche degli approfondimenti riguardanti appunto le telenovela, sta andando un po' a scavare più nel profondo, delle chicche, delle cose magari anche mai viste prima, dei dettagli che noto qua e là. Bene, infatti poi saranno anche in concomitanza con Telenovela Serie TV, anche quando tu pubblicherai qualche articolo, il nostro pubblico potrà sia vederlo nel tuo canale ma anche su Telenovela Serie TV, così rimanete sempre aggiornati sulle telenovelas e soprattutto sul sito di Telenovelas Mania, ideato da Marianna Vitale. Eccola qua. Ormai è l'enciclopedia delle telenovelas. Anche perché diciamo che le curiosità, che comunque tu sai, si possono trovare, sono nel tuo sito. Tu le leggi tutte le domeniche in Buenos Dias, ma i nostri amici possono trovarle anche nel tuo sito. Esatto. Bene. Infatti, noi cerchiamo di riassumere a Buenos Dias le curiosità più importanti, ma ovviamente sul sito troverete anche altri contenuti. Bene, mentre invece per quanto riguarda il mio canale, tutto quello che riguarda la musica, la TV, quindi ci saranno delle interviste e poi le nuove uscite, vi informerò, nuove uscite discografiche o quello che magari andrà in TV, quindi ragazzi preparatevi perché parliamo anche di reality, talent, di tutto e di più nel mio canale Omar Alexiano, e di questo Mari sei sempre invitata e sei sempre la benvenuta. Grazie, grazie. Quindi abbiamo cercato di separare le due cose per fare dei canali tematici e in questo caso per dare più spazio alle telenovela serie TV, perché in questo periodo, visto che è stata un'annata molto buona, quindi ha preso il sopravvento anche le serie TV
turche, delle novità, e quindi perché non dare più spazio a, alle serie che comunque voi state amando, sia di canale 5 ma anche i canali come Donna TV e TV di reality, talent, di tutto e di più nel mio canale Omar Alexiano. E di questo Mari sei sempre invitata e sei sempre la benvenuta. Grazie. Quindi abbiamo cercato di separare le due cose per fare dei canali tematici, e in questo caso per dare più spazio alle telenovela serie TV, perché in questo periodo, visto che è stata un'annata molto buona, quindi ha preso il sopravvento anche le serie TV turche, delle novità, e quindi perché non dare più spazio a, alle serie che comunque voi state amando, sia di canale 5 ma anche i canali come Donna TV e TV 2000 che ancora trasmettono le telenovela sudamericane, e poi per dare informazioni anche a anche alle telenovelas, che dire, messicane, Marianna, anche perché c'è un canale che sta trasmettendo telenovela rimasterizzate, quindi cult di tanto tempo. Novela, un canale bellissimo che sta tirando fuori tanti titoli interessanti, di cui ho sempre parlato in questi anni, e vi dico la verità, non immaginavo mai di poterli rivedere. Avevo perso le speranze, invece tirano fuori veramente dei gioielli, e quindi stiamo aspettando anche altri titoli, ma secondo me uno dopo l'altro usciranno tutti. E poi devo dire che su Donna TV anche ci sono delle chicche, delle telenovelas non replicate da tantissimi anni, e quindi per gli amanti del genere, me compresa, è sempre bello poter vedere delle cose che non sono nuove perché già sono state mandate in onda, ma in un certo senso lo sono perché non si vedono da tantissimo tempo, e quindi pochi, in pochi lo ricordano, giusto? Ebbene sì, Mari, quindi diamo l'annuncio. Il 10 giugno cosa parte su Donna TV? Io sono felicissimo. Un'altra telenovela con la nostra beniamina Veronica Castro. Wow. Non vediamo l'ora, illusione d'amore, ragazzi, quindi anche il titolo Cara Cara per chi la conosce così. Ragazzi, mi raccomando, dal 10 giugno alle 18:30 su Donna TV, non vediamo l'ora di seguirla, e poi per le repliche pubblicheremo sempre qua nei canali, quindi rimanete aggiornati su tutto. E anche comunque è partita anche la telenovela Innamorarsi, Marianna, che infatti, anche quella non si vede più tempo. Infatti io non l'ho mai vista, e quindi per me è una novità, conosco la trama così in generale, ma non l'ho mai seguita, quindi per me veramente è una sorpresa, una novità. Speriamo arrivi anche qualcos'altro. Bene, sì, anche perché prossimamente, ragazzi, su TV 2000 parte anche Ruby con Mariana Alcalà, quindi ragazzi preparatevi perché abbiamo delle interviste scoppiettanti su questa telenovela, anche perché abbiamo i protagonisti e non solo, e anche gli antagonisti ci saranno. Quindi saranno delle puntate bellissime, quindi la nostra Marianna sta preparando dei montaggi straordinari, quindi molto presto arriveranno le interviste anche su questa telenovela. Ancora pazientate un pochino, e al termine di Stellina partirà proprio Ruby su TV 2000. Detto questo, Marianna, tu hai visto che io e te stiamo conversando e parlando di telenovelas, ma anche perché non abbiamo detto che poi da mese di ottobre parte anche questa questo nuovo spazio dove si parlerà di telenovelas e faremo delle dirette insieme dove tutti quanti possono partecipare, farci qualche domanda, e comunque si parla di telenovelas. Ancora non so come verrà chiamato questo spazio, ma ci saranno delle dirette settimanali, ragazzi. Se non ci sarà l'intervista, ci saremo noi che parleremo di telenovelas, ci alterneremo così.
Sì, perché ci mancate, ci mancano tanto le dirette, quelle chiacchierate, condividere questa passione. Poi per impegni lavorativi, ve l'abbiamo detto più volte, è cambiata un po' la situazione. Quando abbiamo iniziato era il periodo del Covid, quindi eravamo tutti a casa e abbiamo veramente passato, si può dire, tutti i giorni quasi connessi. Ovviamente poi gli impegni ci portano un po' più lontano, però ci siamo ripromessi di ritornare con le dirette per stare un po' con voi, farvi compagnia. Ebbene sì. Allora ragazzi, poi passeremo tutta l'estate con i video, questo Memories Novelas, dove faremo vedere dei video sulle telenovelas cult. E poi rimanete sintonizzati, perché inizieranno delle nuove serie turche su Canale 5, quindi Marianna ci aggiornerà su come saranno queste produzioni. Io non vedo l'ora anche di seguire, perché ci sarà La Rosa della Vendetta, I Segreti di Famiglia, e quindi non vedo l'ora di seguire anche queste serie TV. Bene, Marianna, che dire, ringrazio tutti quanti, noi li ringraziamo di cuore per averci seguito in questa stagione, anche se non siamo stati molto presenti come hai detto tu prima, però infatti ci mancate e stiamo tornando, quindi stiamo organizzando, ci saranno anche delle sorprese che però non diciamo, e che comunque dovete rimanere sintonizzati sui nostri canali, anche perché non solo su Instagram, su Facebook, su YouTube e anche su TikTok. Wow! Esatto. Cioè, ci siamo proprio dappertutto, Marianna. Va benissimo, allora direi che è arrivato il momento di bere il nostro caffè e di dare la linea a chi? A me stessa. Beh, e sì, vediamo quale sarà il titolo che concluderà questa stagione di Buenos Dias, il caffè della domenica mattina. Bene sì, posso anticipare lettera G e ci fermiamo così, anche perché da qui alla Z, ragazzi, quante puntate, quanti anni passeremo insieme col Buenos Dias, il caffè della domenica mattina. Allora lo beviamo insieme, Marianna, grazie ancora, ci vediamo nella prossima stagione e vi aspettiamo sabato 8 giugno perché cosa, Marianna? Ci sarà l'ultima puntata di Terra Amara e scopriremo che cosa. Scopriremo chi ha vinto il libro di Terra Amara, il primo libro dedicato alla prima stagione di questa serie turca che tanto ha appassionato il mondo, si può dire, non solo l'Italia. Chi sarà la vincitrice o il vincitore? Io lo so già. Però non dico niente, anche perché devono rispondere le ultime domande di queste ultime puntate in onda su Canale 5. Bene, ragazzi, diamo la linea alla nostra Marianna che ci deve parlare della telenovela in questione con la lettera C. Ma quale sarà, Marianna? Lo scopriremo adesso insieme. Scopriremo. A te la linea, Marianna. E noi ci beviamo il caffè e vi auguriamo una buona domenica. Ciao! Ciao, buon estate! Buenos dias, amici di Telenovela Serie TV. Oggi parliamo di Gloria sola contro il mondo, telenovela venezuelana del 1991, scritta da Alicia Lezama e che vede come protagonisti Catherine Fulop e Giancarlo Simancas. La produzione è arrivata in Italia su Rete 4 nel 1992 ed è conosciuta anche come Sola contro il mondo grazie all'edizione di Lady Channel. Esportata in più di 20 paesi, tra cui il Giappone, non ha però ottenuto il successo sperato. Nel 2006 è stato prodotto il remake dal titolo Mundo de Fieras come l'originale, ma questa nuova versione ha unito la sua storia a quella di altre due produzioni, Passione e Potere e Rolando Rivas Taxista. La canzone della sigla, cantata da Catherine Fulop e Fernando Carrillo, La forza dell'amore, è stata pubblicata all'interno del CD Buona giornata del 1994. E per oggi è tutto, anche per questa stagione. Ci rivediamo presto. Ciao!